Mi trovo a Cannalonga presso la chiesa di Santa Maria Assunta in occasione della traslazione dell'effigie della Madonna del Carmine che come ogni anno dalla cappella viene portata qui in chiesa per iniziare le novene. Quest'anno particolare emozione e nonostante le rigidissime norme Covid. In compagnia della signora Lucia Garifalos, una delle componenti del consiglio parrocchiale volontaria, ministro straordinario dell'Eucaristia qui a Cannalonga. Allora, signora Lucia, grande appuntamento oggi come da tradizione la traslazione della statua dalla cappella qui. Quindi ci prepariamo alla festa e lei ha fatto un bel racconto, una bella storia in merito anche alla tradizione qui. Certamente sarà in forma un poco più contenuta, non ci sarà la banda musicale, l'attrazione pirotecnica sarà un po' più contenuta, però non so se ci saranno bancarelle e le giostrine che sono l'attrazione poi per i più piccoli. Comunque certamente la nostra devozione è sempre grandissima e sarà proprio, come ho detto pure prima in chiesa, l'occasione per ringraziare la Madonna sempre della sua protezione, chiederle aiuto come madre amorosa e a farci superare eventuali difficoltà quotidiane e a superare dei momenti di difficoltà che si possono presentare, momenti di angoscia, di sofferenza, e quindi tenerla sempre vicino a noi. Diamo appuntamento tutti quanti per i festeggiamenti, diciamo tutte le sere, però il 16 con la Santa Messa trasmessa dalla piazza. Da martedì le novene e poi il 15 i vespri e il giorno della festa la prima messa alle 8:30 e poi in piazza la messa solenne.